vorrei far notare che i candidati del centrodestra in pochissimi casi sono dei politici di professione. Oltre il 90% è costituito da protagonisti della società civile che vengono dall'impresa, dalle professioni, dal management, dalla cultura, dall'università e che quindi hanno dimostrato coi fatti quello che sanno fare e quindi vanno a dirigere l'amministrazione comunale con questa esperienza concreta che li ha visti i protagonisti. A questo io voglio aggiungere che molti di loro hanno deciso di rinunciare alla indennità che a loro spetterebbe come sindaco per costituire un fondo in favore delle famiglie più fragili. Una cosa da fare. Presidente, siamo proprio fuori tempo. Lo so, la cosa che voglio fare rivolgendomi a tutti i cittadini delle 111 città che vanno al voto per eleggere il loro sindaco. Intanto la sinistra ha collocato al 25 di giugno questo voto sperando che la maggioranza dei moderati vada al mare. Bene, voi non dovete cedere a questa tentazione, dovete stare a casa, magari anche a riposarvi, ma dovete adempiere a un dovere che è anche un diritto, ma è soprattutto un vostro interesse, perché sarà la vostra città per i prossimi 5 anni quella che voi avrete deciso che sia con un sindaco oppure con un altro. Quindi andate a votare e votate per i candidati del centrodestra che, lo ricordo, non sono per la grande maggioranza politici di professione, ma sono persone che vengono dalla società civile, dall'impresa, dalle professioni, dall'università e che hanno dimostrato nei fatti quello che sono capaci di fare. Presidente, guarda, lo conosce, questo ragazzo. Il coraggio di fare.